libero e libertà per la rubrica cucina. E per la rubrica cucina siamo una grandissima miseria. Ciao Gino. Buongiorno a tutti. Benissimo, allora noi siamo qui e sappiamo comunque il tuo processore e la tua bontà di piani. Ecco, potessi darci un consiglio, diciamo proprio dal basso con la tua domanda, per chi volesse intraprendere il mestiere di pizzaiolo, come si dice? Ma il mestiere di pizzaiolo si comincia frequentando le pizzerie e partendo dai mestieri, cioè dalle mansioni più semplici. Diciamo, addirittura tanti ragazzi che poi hanno fatto carriera, hanno cominciato aiutando il fornaio, aiutando il pizzaiolo anche nella preparazione, per poi cercare di tanto in tanto a cuocere le pizze, perché anche quello è un momento fondamentale per sapere poi come meglio fare la pizza stessa. E quindi anche di tanto in tanto provare a fare la propria pizza. Dico la propria perché non si parte già spediti facendo le pizze dei clienti. Tutti i ragazzi, tutti i giovani hanno fatto anche io. Nel passato abbiamo cominciato a fare la nostra pizza personale o la pizza di qualche amico che di tanto in tanto veniva a trovarci. Perché voglio dire, eventuali punti critici della pizza stessa, magari cotta male, spesa male, condita male, venivano poi spesso da noi, come dire, mangiate. Non rovinavamo il cliente. Che veniva poi apposta per mangiare una buona pizza fatta a regola d'arte. Un altro elemento fondamentale per il pizzaiolo è avere la curiosità di conoscere dei grandi produttori, delle grandi persone, uomini e donne ovviamente, che producono eccellenti prodotti. Quindi, vuol dire, non farsi tanto condizionare dalla pubblicità, sui giornali, magari di prodotti anche industriali, ma cercare anche di andare nelle campagne, nelle fattorie, negli orti, per capire quali prodotti scegliere e darli poi ai clienti che frequentano la pizzeria stessa. Quindi ecco, questo è un consiglio interessante, e quindi volevo da te anche un parere al nuovo hobby che si sta sviluppando adesso. Cioè, praticamente molte persone si sono comprate degli attrezzamenti di terreno e affittano per creare un orticello personale. Sì. Quindi, secondo dal punto di vista, questa idea potrebbe essere conciliante con la vostra attività per prendere i prodotti naturali. Allora, noi siamo passati al biologico da 2 anni, utilizziamo la farina di agricoltura bio, un pomodoro di agricoltura bio, lo stesso per noi. Per i consumi che abbiamo però dobbiamo per forza rivolgerci ad aziende molto strutturate che hanno anche grandi terreni. Per esempio per la farina parliamo di Umbria e Toscana, che sono dei grandi appezzamenti di terreni di agricoltura biologica, per cui non sono utilizzati pesticidi chimici, diserbanti chimici, antipirtogamici, e i semi non provengono da sementi o genere. Fare questo lavoro pazzesco per media a tanti locali, anche a Milano e prossimamente anche a New York, sarebbe un po' impensabile riuscire ad avere un orticello personale e a fare tutta questa qualità. Quindi mi rivolgo a persone serie, diciamo come me, che però fanno pomodoro, chi fa l'olio, per esempio il presidente del consorzio umbro, dell'olio umbro, Andrea Gradassi, e rendermi partecipi di questa pizza buona e sana, che non prevede appunto l'utilizzo di pesticidi. Benissimo, adesso volevo sapere un attimino quali sono il rapporto di Gino con la città, anche come cittadino, che l'hai intervistato, quali sono le problematiche e le cose che vede la città che dovrebbero essere migliorate per avere una visibilità turistica. Ma io ho un rapporto forte con la città, diciamo che sono anche un po' un ex scumizzo, diciamo, della città, che partendo da via dei Tribunali ha aperto vari punti a Milano, prossimamente anche in America, però che non perde mai il contatto con la propria città e col proprio popolo. Io per la città mi augurerei appunto di trovare più sicurezza e più organizzazione. Noi abbiamo tutto, diciamo, anzi il mondo ci invidia tutte le sicurezze sparse in ogni angolo della città, e se risolviamo il problema della sicurezza e dell'organizzazione anche di vita, di quotidiana vivibilità, secondo me l'opera è completa, non dobbiamo proprio fare niente. Adesso come ultima domanda vorremmo chiedere a Gino un suo parere sulla festa che si fa tradizionalmente qui a Napoli, la pizza festa. È un meccanismo di turismo oppure secondo lui un attimino una cosa che dovrebbe essere organizzata meglio? Ma è una
presentazione per, che dimostra quanto i pizzaioli, come ultimamente la pizza di Vignes, 2 chilometri, quanto i pizzaioli stando assieme possono divertirsi e far divertire le persone. Ovviamente lì abbiamo a che fare con decine di forni e con decine e decine di pizze differenti, perché se sorvino un forno e poi c'è l'altro forno di un'altra pizzeria e poi c'è l'altro forno ancora di un'altra pizzeria ancora, è normale che sono prodotti differenti. Cioè io quindi cerco di fare una pseudo pizza mia che non potrà mai essere come la mia appunto della sede storica, perché comunque sono forni di occasione, sono forni anche meno, come dire, meno solidi rispetto a questi che noi abbiamo qui nei locali. Ed anche le condizioni, l'aria aperta, il vento, voglio dire, condizionano la buona uscita, la buona riuscita di una pizza. Quindi diciamo alla fine voglio dire che è semplicemente un adattamento, non potrà mai venire la pizza che io devo fare le pizzerie, però è un momento di divertimento che fa arrivare migliaia e migliaia di turisti a Napoli. Benissimo, ringraziamo Gino Sturgillo per la rubrica Cucina, due parole in realtà, e invitiamo naturalmente tutti i nostri amici di tutta Italia di venire a assaggiare l'ottima pizza. Vuoi fare l'ultimo, diciamo, pensiero generale? Quale idea e quale prospettive vorresti lanciare al pubblico? Io al pubblico direi semplicemente leggete bene i menu. Quando andate nelle pizzerie, è un po' questo già sta avvenendo, non vi accontentate di una semplice dicitura pomodoro, mozzarella, olio, cercate di capire bene, di andare di dove questi ingredienti vengono precisati, se è un pomodoro San Marzano, se è un biologico, se è un formarino, se è un pomodoro di Gravanino, cioè pretendete che per ogni prodotto della vostra pizza ci sia un'identità. Tutto qua, e poi la pizza non deve costare tantissimo. Cioè, la qualità in fondo, se fatta bene e organizzata, non costa poi chissà quanto. Benissimo, allora per la rubrica C, la rubrica C, in parole libertà, vi rimandiamo alla prossima.